Benvenuti a TeleCRU, notiziario video dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'aula di Palazzo Cesaroni ha approvato all'unanimità il dispositivo della mozione presentata dal consigliere regionale Vincenzo Bianconi, che chiede alla Giunta di intervenire in tutte le sedi istituzionali ritenute opportune e compatibilmente con le procedure in corso, dopo aver raccolto istanze degli enti pubblici locali e delle associazioni dei cittadini dei territori interessati, affinché tra i lavori da eseguire sulla viabilità in Valnerina siano messi in priorità quelli volti ad eliminare il rischio collisione in curva tra due mezzi pesanti che procedono in direzioni opposte e successivamente intervenire in tutti gli altri tratti dove è possibile allargare la carreggiata per migliorarne la sicurezza e scorrevolezza, cercando di ridurre al minimo l'impatto ambientale e sulla viabilità durante la realizzazione di tali cantieri, al fine di rendere le medesime strade sempre percorribili in modo accettabile anche durante i periodi di alta stagione turistica. Si è tenuto a Palazzo Cesaroni di Perugia il convegno dell'Ente Nazionale Sordi su Sordità 381, inclusione e accessibilità come responsabilità condivisa tra professionisti, famiglie e istituzioni. Il servizio. Il convegno dell'Ente Nazionale Sordi, patrocinato dalla Regione Umbria e con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il progetto SAIS 2.0, è stato suddiviso in due giornate di lavori, il 22 e il 23 marzo, e si è aperto con una introduzione sui diritti umani nell'ambito della sordità, storia e ultimi sviluppi in Europa e nel mondo, poi si è parlato di diagnosi, interventi logopedici, di scelte consapevoli. Tema centrale ovviamente la metodologia della lingua dei segni. La vicepresidente dell'Assemblea Legislativa Paola Fioroni, responsabile dell'Osservatorio sulle disabilità della Regione, ha sottolineato l'importanza di inclusione e accessibilità, cui dà il suo contributo anche l'Assemblea Legislativa attraverso l'informazione istituzionale redatta nella lingua dei segni. Accessibilità universale e inclusione. E l'accessibilità intesa come accessibilità a tutto, allo studio, al lavoro, alla comunicazione, al tempo libero, allo sport, a tutti quelli che sono i diritti di ogni persona sanciti già dalla nostra Costituzione, ma che la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che è il faro che guida l'azione di noi tutti, ma soprattutto dell'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità, definisce e su cui noi dobbiamo assolutamente attenerci. Io ringrazio veramente ENS per essere anche in collaborazione con questa assemblea, perché nel momento in cui ci siamo insediati ho chiesto e voluto che i lavori dell'Assemblea Legislativa, commissioni piuttosto che i lavori assembleari, potessero diventare accessibili per le persone sorde. E quindi attraverso gli encomiabili interpreti LIS, che ringrazio perché sono sempre presenti nelle occasioni e nelle nostre sia istituzionali che nei nostri convegni, ogni periodicamente traducono in lingua dei segni le attività dell'Assemblea Legislativa, e questo noi riteniamo sia la garanzia di un diritto alla partecipazione e alla cittadinanza attiva di tutte le persone. Non ha fatto mancare la sua presenza il ministro Alessandra Locatelli, che ha ricordato l'appuntamento di ottobre in Assisi, il primo G7 mondiale su disabilità e inclusione. Importante, molto importante collaborare insieme, riuscire a realizzare progetti sempre migliori, sempre più importanti per l'inclusione. Ho visto che oggi e domani spazierete in tanti ambiti della vita quotidiana.
dalla parte più scolastica a quella lavorativa, a quella che riguarda la vita, insomma, di tutti i giorni, a partire dai giovani. Io credo che tutto sia collegato e si intrecci in una qualità della vita che dobbiamo continuare a ricercare sempre di più tutti insieme. Con la legge delega abbiamo una grande opportunità, un'opportunità straordinaria in questo momento storico che a volte è di crisi, di insomma problematiche molto importanti, ma può essere anche davvero di grande slancio, di opportunità per investire sugli altri, investire nei talenti e nelle competenze di ogni persona e quindi lavorare insieme, associazioni, enti del terzo settore, istituzioni e mondo privato è la chiave giusta per rispondere meglio ai bisogni di tutti. Vi ricordo che il 14, 15, 16 di ottobre si svolgerà in Umbria il primo G7 mondiale su disabilità e inclusione. E il 14 di ottobre vi aspetto tutti in piazza ad Assisi, perché quella sarà la giornata aperta a tutti, dedicata a tutto il mondo delle associazioni, ad ogni persona, per accogliere i ministri che da tutto il mondo arriveranno a discutere di inclusione e di disabilità a così alto livello. Nel convegno dell'Ente Nazionale Sordi anche una tavola rotonda sulla formazione universitaria in logopedia e sulle linee guida nazionali mancanti, è stato sottolineato, per la presa in carico del paziente sordo e della sua famiglia. Quindi il tema accoglienza, accessibilità e apprendimento dell'alunno sordo nel contesto scolastico, il ruolo del docente di sostegno nell'inclusione scolastica di studenti sordi, le criticità riscontrate e le prospettive future della figura dell'assistente alla comunicazione e il ruolo delle tecnologie nella creazione di un ambiente accessibile. Il consigliere regionale del Partito Democratico Tommaso Bori ha illustrato in una conferenza stampa che si è svolta a Palazzo Cesaroni i contenuti di un atto ispettivo che sarà discusso in aula durante le sedute del Question Time, in cui chiede chiarimenti circa la nomina e le attività svolte dal presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto Clinico Tiberino. Nella conferenza stampa Bori ha parlato di nominopoli nelle società partecipate umbre e ha ravvisato la necessità di sapere se si promuove un soggetto perché ha svolto bene il suo ruolo o se si tratta di nomine che rientrano in una logica di spartizione. Sì, io ho parlato di una nominopoli in Umbria, riprendendo le parole dell'ex segretario della Lega Caparvi, che bollò Michela Sciurpa, nominata a Sviluppo Umbria, Marco Magarini, nominato alla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, Manuel Maraghelli, amministratore unico di AFOR, Matteo Gian Bartolomei a Umbraflor e Elena Veschi al Corecom. Tutta questa faceva parte della nominopoli portata avanti dalla destra per arrivare a un tema che è quello che riguarda Antonio D'Acunto, anche questo nelle parole dell'ex segretario della Lega, l'onorevole Caparvi, che bollò tutte queste figure nominate nelle varie partecipate della regione come vicine a Fratelli d'Italia, quindi su indicazione di Fratelli d'Italia. Poi dimenticò di nominare tutte le persone che invece aveva scelto la Lega o Forza Italia, ma questo glielo abboniamo. E ho parlato di nominopoli proprio per questo e perché la promozione di D'Acunto dalle farmacie comunali all'Istituto Clinico Tiberino è molto anomala, perché porteremo in aula un atto in cui facciamo vedere che il compenso stabilito in 17.000 euro in realtà puntualmente non si sa come, e vogliamo chiarirlo, veniva trasformato in 80.000 euro, 50.000 euro, non rispondendo né alle regole, né allo statuto, né alle leggi. Noi questo lo porteremo in aula perché vogliamo arrivare fino in fondo. Quando si promuove qualcuno nelle partecipate pubbliche di tutti, dovremmo sapere se il suo curriculum, i suoi compensi, l'atto di nomina sono lineari. E in questo caso è anche impossibile, perché nell'amministrazione trasparente non si trova nessun atto.
L'Assemblea legislativa ha approvato all'unanimità una mozione presentata da Simona Meloni del Partito Democratico che chiede alla Giunta di farsi promotore presso il Governo affinché si aggiungano ulteriori risorse economiche oltre a quelle previste dalla legge di bilancio affinché si possano garantire maggiori posti a disposizione dei giovani che decidono di intraprendere il servizio civile o quantomeno gli stessi posti dell'anno precedente. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato a maggioranza 9 voti favorevoli la mozione firmata dai consiglieri della Lega Valerio Mancini, Marco Castellari e Manuela Puletti che chiede alla Giunta di esprimere contrarietà all'istituzione del Parco Nazionale Catria, Nerone e Alpe della Luna. Si sono astenuti i consiglieri della minoranza mentre De Luca, Movimento 5 Stelle, ha espresso voto contrario. La Giunta regionale, attraverso il vicepresidente assessore all'ambiente Roberto Morroni, ha precisato, dopo aver annunciato il voto favorevole, che si atterrà al dispositivo solo nel momento in cui la regione verrà investita dal procedimento in questione, visto che a oggi, ha specificato Morroni, non è arrivato sul tavolo dell'esecutivo alcun atto ufficiale rispetto all'istituzione del suddetto parco. La terza commissione consiliare, presieduta da Eleonora Pace, sta lavorando sulla proposta di legge Progetto globale delle persone con lesioni midollari e funzionamento dell'unità spinale unipolare nel servizio sociosanitario Umbro, a firma dei due consiglieri della Lega, Paola Fioroni e Stefano Pastorelli. La legge, ha spiegato Paola Fioroni, nasce dall'esigenza di indirizzare la riorganizzazione dell'unità spinale nel quadro sociosanitario della nostra regione, ricomponendo un puzzle che per troppo tempo è stato lasciato incompleto, dando una cornice normativa e anche prevedere una presa in carico della persona con lesioni con un piano terapeutico continuativo che riguardi il progetto di vita della persona. Per questa edizione è tutto, vi ricordo TeleCR1, notiziario video dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda sulle emittenti televisive e radiofoniche della Regione, è disponibile anche in rete sul sito istituzionale dell'Assemblea, consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci.